Ragazzi, ieri abbiamo visto la mappa integrale tra 0 e 2π greco più 1 fratto 2 più 6x cosen x in dx. Facendo la sostituzione z uguale e alla x, abbiamo visto ieri che ci siamo ricondotti all'integrale sulla curva C1, dove C1 è la circonferenza di centro origine del raggio parametrizzato da che x appartiene a 0 più e associa e alla x, dell'integrale su questa curva della funzione complessa 1 fratto 2 più z quadro meno 1 fratto 2iz, questa è la i, z quadro più 1 fratto 2z per 1 su iz in dz, d'accordo? Quindi abbiamo trasformato l'integrale di una variabile in integrale di una funzione complessa lungo. Dobbiamo calcolare l'integrale di questa funzione lungo questa curva. C'è un po' di tutto, questo è uguale, sì, qua, uguale. L'integrale 2 più viene z quadro meno 1, per z quadro più 1 viene z alla quarta meno 1 fratto 2, 2, 4 i z4 per 1 sopra 1 fratto di z che uguale di z che uguale integrale su c1, quindi viene 1 fratto allora 8 in z4 più z alla quarta meno 1, questo sta portando il numeratore, quindi è 4 in z quadro sopra che moltiplica 1 su in z in dz. Grazie, guida bene i punti, per favore. Che uguale, cominciamo a semplificare. D e I sei uguale. 7 e 7 qua. Quindi io so posso scrivere qua. 1, l'indice su C1 di 1 fratto Z alla quarta più 8 in Z4 meno 1, d'accordo? Del z. Allora ragazzi, che cosa dice il teorema dei residui? Dice questa integrale c'è qualcosa? 4 0 no, senza. Cosa dice il teorema dei residui? Questo integrale è uguale alla somma dei residui delle singolarità che cadono all'interno del cerchio. D'accordo? La singolarità di questa funzione. Quindi andarci a calcolare la singolarità di questa funzione. Vedere quelle che cadono all'interno del cerchio e di questi calcolarci i residui. Chi sono le singolarità di questa funzione? Sono i punti che annullano il denominatore. Quindi prima basta fare vedere i punti che annullano il denominatore. D'accordo? Quindi scriviamo l'equazione. Z alla quarta più 8i z al quadro meno 1 uguale a 0, d'accordo? Quindi questo è equivalente a scrivere doppia freccia, poniamo doppia freccia, allora poniamo z al quadro uguale doppia v. W al quadrato più 8 IW meno 1 uguale a 0. D'accordo? Quindi risolviamo l'equazione di W.
con un sacco maiuscolo. Un sacco maiuscolo. Quante sono le radici di un numero complesso? Sono? Due. Quando sono tre radici quadrate di un numero complesso sono due. Quindi questo è uguale a meno 4i più radice meno 10, radice meno 10. È uguale a meno 4i più o meno i radice di 15. Li trovate? Sì. Quelle abbiamo dopo, che stanno in campo complesso. Le radici non sono complesse, sono due. E le andiamo a calcolare. E sono proprio più o meno i radici di 15. Le radici di meno 15 sono più o meno i radici di 15. D'accordo? Va bene. Quindi quello che dovete scrivere. Ci interessa giusto sapere se z cade all'interno o all'esterno del cerchio, d'accordo? Quindi questo è, facciamo questo. Z chi è z? Z sono le radici di W. Possiamo scrivere z è uguale alla radice, rimettici la prima, meno 4, metti sul cuore, consegno più una volta, altro segno più, radice di 15, tutto che non è grave. E l'altro, z è uguale alla radice di meno 4 d'accordo? Questi sono i vostri valori di z. Allora, non ci calcoliamo z adesso, sappiamo che sono i valori di z. Quello che ci interessa sapere adesso non tanto quanto vale z, ma se questi valori, quali di questi valori cade all'interno del cerchio, d'accordo? Poi si fa la radice di un numero, chi è la radice di un numero complesso?
è il numero complesso che ha per modulo la radice del modulo e per argomento l'argomento del più 2k pi greco fratto n. Quello che ci interessa non ci interessa il modulo della radice, l'argomento della radice, ci interessa avere il modulo della radice, d'accordo? Per stare esercitando, se questi due numeri, qua ottengo due numeri, qua ottengo altri due numeri, d'accordo? Sono quattro. Quale di queste sta all'interno del cerchio? Prendiamoci un numero complesso. Mi interessa quindi sapere il modulo della radice. Ma chi è il modulo della radice? Non è altro che la radice del modulo. Quindi fare la radice di meno 4 più radice di 15. Questo è altro. Questa è la radice che si chiama? È 4 meno la radice di 15. Trovate? Che è minore di 1. Quindi se mi faccio di questo la radice, d'accordo? A maggior ragione, questo è più piccolo di 1. Maggior ragione sarà più piccolo di 1 e quindi sta all'interno. D'accordo? Bene, vediamo quest'altro numero. Devo farmi il modulo di questa radice. Vediamoci il numero. È meno 4 meno radice di 15. Il modulo è 4 più la radice di 15. Se ne faccio la radice, questo è un numero maggiore di 1. Se faccio la radice maggiore di 1, quindi sarà al di fuori. Quindi quelle che cadono dentro sono queste due radici. Li trovate? Chiamiamole queste qua z1 e z2. Le due radici che cadono all'interno del cerchio. Li trovate a questo punto? Allora ragazzi, per entrare nell'esito, che cosa guarda questo? Ah. 2, ti vedo io. Il residuo della funzione 4z fratto z alla quarta più 8 i z quadro meno 1 in z1 più il residuo di 4z fratto z alla quarta più 8 i z quadro meno 1 nel punto z2. D'accordo? Quindi z1 e z2 sono le radici di questo numero complesso. Poi se c'è la semplicità ci calcoleremo le radici. D'accordo? Ti trovi? Grazie, vai l'ultimo. Allora ragazzi, dobbiamo calcolarci il residuo. Che tipo di singolarità sono z1 e z2? Chiamiamo queste qua ragazzi, chiamiamo queste altre due, z3 e z4, queste altre due radici. D'accordo? Che tipo di singolarità sono z1 e z2? Eh? Allora ragazzi, allora questo polinomio come si scompone? Allora vedi, 4z fratto z alla 4 più 8 di z alla 4 meno 1. Qua posso scomporre 4z fratto 0 z meno z1 per z meno z2 per z meno z3 per z meno z4. Mi trovate? Quindi z1, che tipo di singolarità è per questa funzione? Z1, z2, z3, z sono 0 di che ordine per il denominatore? Di ordine 1. Quindi sono, che tipo di singolarità sono per la funzione? Per il rapporto? Poli del primo ordine. Ragazzi, è semplice, perché? Come si fa a vedere che z1 è un polo del primo ordine? Moltiplicate ampi i membri, sono moltiplicato sta funzione per z1, per z meno z1. Cosa dico? 4z z meno z1 per z meno z2 per z meno z3 per z meno z4 per z meno z1. Dobbiamo finire z meno z1
e fa il limite per z che tende a z1, queste se ne vanno. Quando z tende a z1, a cosa tende questo? A 4 z1 fratto z1 meno z2 z1 meno z3 z1 meno z4. E questo è diverso da 0, ragazzi, perché z1 è diverso da 0, d'accordo? E poi qua perfettamente, tutto ha perfettamente senso qua sotto, perché z1 z1 è diverso da z2, da z3 e da z4, quindi tutto ha perfettamente senso. Quindi la nostra decisione non polo del primo ordine z1, idem per z2, anche se z3 e z4 sono poli del primo ordine di quella funzione, d'accordo? Non cadono all'interno, vabbè, per questo abbiamo colti da mezzo, però sono sempre quelli del primo ordine. Ok, allora ragazzi, come si calcola il residuo? Vi ricordate, abbiamo la formula per calcolare il residuo quando abbiamo un polo. Nel caso in cui il polo è il primo ordine, la formula, abbiamo visto un corollario, che la formula si semplifica molto. Che cosa è uguale? Il residuo è il numeratore diviso la derivata del denominatore. Senta a vedere la formula, se avete un polo del primo ordine e il numeratore è nullo in quel punto, il residuo è il numeratore diviso la derivata del denominatore, ricordate? Quindi questa è cosa uguale, è uguale a due scrivere qui. Allora, per capire, cosa devo fare? Il numeratore, diciamo, 4z, sulla divisa la derivata del denominatore, quindi diviso 4z alla terza, 8 per 2 fa 16, 16 di z, sì. E basta. Calcolato il z1, d'accordo? Più i la stessa cosa, d'accordo? Qua possiamo semplificare z la fa z4 con 4 4 e 4 z 2 e 4, questo è uguale, poi 4 2 2 hanno scusato la cosa, d'accordo? 2 più greco i. Allora cosa viene? Sopra viene 1. Allora viene z al quadrato. Aspetta, c'è z al quadrato. Chi è z? Z è z1, z1. Z1 al quadrato chi è? Meno 4 più radice di 15 i, quindi come hai visto non ci serviva z, in questo caso non ci serviva conoscere z1, ci serve conoscere z1 al quadrato, quindi meno 4 più radice di 15 i 80. No, già l'abbiamo fatto, quindi più 4i più qua in z2, z è la stessa cosa, z2 al quadrato è sempre meno 4 più radice di 15, d'accordo? Che uguale?
Allora, ragazzi, guarda qua, 4i, meno 4i più 4i, se ne va, meno 4i più 4i, se ne vanno, quindi viene 2 pi greco i, poi viene 2, fratto radice di 15, per i. I fuori dalla radice. I se ne va. Viene 4 pi greco sulla radice di 15. Devo scrivere di qua, c'è un asterisco. E qua. Quattro. No, scrivi. 4. D'accordo? Provate? Ok, grazie. Qui? No, non è lì. Se vuoi. Integrale. Tra 0 e 2 pi greco. Di 1 fra 2 più seno di x più coseno di x. D'accordo? Allora ragazzi, facciamo tutto, ripetiamo tutto l'esercizio. Qual è la sostituzione che si fa? Z uguale? Z uguale? E alla I di X. D'accordo? Allora, vediamo come si fa il seno. Seno di X è cosa uguale? Facciamo così. Seno di X è uguale a E alla I di X meno E alla meno I di X fratto 2I. Sostituendo a x z, viene è uguale a z più 1 meno 1 su z tratto 2i, che è uguale a z quadro meno 1 tratto 2 in z. Equazione di x è uguale a e alla ix più e alla meno ix fra 2, che è uguale a z più 1 su z diviso 2, che è uguale a z quadro più 1 fratto 2z. Ok, poi dz è uguale a i e alla x dx. Cosa fa qui? E dx è uguale a 1 fratto i e alla x, ma e alla x è 0, quindi 1 fratto i z dz. Però se ho sostituito questa cosa di qui è uguale qua. L'integrale su c1 dx dx, questo è uguale l'integrale su c1 di 1, sostituiamo 1 fra 2 al posto di sì, andrà a metterci z quadro meno 1 fratto 2 in z più al posto del coseno z quadro meno 1
z quadro più sì. Fratto 2z. Al posto di x dobbiamo metterci 1 sui z in dz. Abbiamo visto ieri che questo passaggio è formale, ma è corretto matematicamente, perché se andiamo a scrivere in base alla definizione integrale di una funzione complessa lungo una curva questa integrale, otteniamo proprio due parametrizziamo la circonferenza con E, con questa è la parametrizzazione della circonferenza, otteniamo proprio questa integrale, d'accordo? Che se parametrizziamo la circonferenza con questa curva, usando la definizione di integrale di una funzione di una curva, otteniamo proprio questa roba qui. Quindi il passaggio è matematicamente corretto. Qui siamo ricondotti a questo. Possiamo lanciare sotto. Sì. Allora ragazzi, facciamo i conti, eh? Questo qua, integrale su 5, 1 diviso per l'integrazione, fatto l'integrazione, in g, 4, no sotto è 2z, no? Sì. Quindi 4 i. Più z quadro meno 1 più z quadro i più i, che moltiplica 1 fratto z z. Sì, questo è uguale. Allora con z quadro che ci sta? Z quadro che moltiplica i più 1. Non è che va a semplificare meno su z. Sì, stesso semplificato. Poi che ci sta? Aspetta. Poi con z che ci sta? Soltanto 4i. Poi ci sta meno 1 più i. Cioè 1 su z. Semplifichiamo z e z. Magari anche su z. Allora ragazzi, possiamo applicare il teorema delle sigle. Cosa dice il teorema delle sigle? Questa integrale è uguale a 2 pi greco i per la somma, è 2 pi greco i per la somma dei residui della singolarità di questa funzione che cadono all'interno del cerchio di centro origine e raggio 1 di segnale del cerchio. Professore, scusi, ma il raggio della circonferenza deve essere sempre 1? Sì. Allora, chi sono le singolarità di questa funzione? Sono numeri complessi che annullano il denominatore. Quindi abbiamo l'equazione z, cioè i più 1, i più 1, z quadro, tra parentesi. Z quadro, più 4 in z, meno 1. Più i uguale 0.
z è uguale, prima formula di tutto, z è uguale a meno 2i più la radice meno 4, la formula di tutto sta applicando, no? 2 meno 2 meno 4 meno AC, quindi I si ha I più 1 la parentesi fino così alto meno I più 1 che moltiplica I meno 1. D'accordo? Poi che è uguale a meno 2I radice più, non più, scusa, radice meno 4 meno aperta 1, così I al quadrato che fa meno 1 meno 1 ragazzi, non ci hanno dedicato una cosa, tratto 2A, tratto A, ce ne dite, d'accordo? Questo è cosa uguale? Questo è uguale, moltipliamo il denominatore per il coniugato del denominatore, ti trovi? Quindi questo è uguale, poi si moltiplica, quindi moltipliamo per 1 meno 2 anche il denominatore, 1 più i, per 1 meno i che cosa è di? Proprio il modulo di 1 più i, quanto è il modulo di 1 più i? Il modulo di 1 più al quadrato quant'è? 1 meno i numeratore, quindi cosa viene? Quando moltiplicato per 1 viene meno 2i più o meno radice carica 2i, poi moltiplicato per meno i, meno per meno fa più, i al quadrato fa meno 1, quindi meno 2, meno 2, poi questo viene più per viene meno più, meno più, radice di 2, i al quadrato fa meno 1, quindi viene a trovo più o meno. Quindi ha, cioè, facciamo il più con meno. Il più cosa viene? Viene meno. Ma scrivo due soluzioni diverse. Viene meno 2. Scrive, poi infatti la scrivo con meno 2. Più radice di 2. Tutti i soldi, eh? Che è uguale? Q
Quindi cosa viene qua? Viene, la prima viene meno 2, meno 2, più radicale 2, diviso 2, più i, che contiene meno 2, più radicale 2, diviso 2. Seconda viene allora meno 2 meno radicale 2 diviso 2 più i che moltiplica meno 2 meno radicale 2 sta all'interno della circonferenza. Per calcolare ci bisogna vedere se sta all'interno, basta calcolarsi nuovo. D'accordo? Chiamiamo questa, la chiamiamo questa di Z1 e questa la chiamiamo Z2. Per fare il modulo di Z1. Il modulo di Z1 qua per esempio, il modulo di Z1 a quadrato, la stessa cosa. Cosa è quadrato di Z1? È il quadrato di questo più il quadrato di questo, ma questo lo guardo quindi due volte, meno 2 più radicale 2 tra parentesi sopra quadrato fratto 4, d'accordo? Che è uguale a 2 meno 2, scusa, meno 2 più radicale 2 al quadrato fratto 2, e questa qua questa qui è minore di 1, trovate? C'è l'altro Z2 quindi è due volte meno 2 meno radicale 2 questo è uguale a 2 più radicale 2 tutto al quadrato diviso 2. Questo è maggiore di qua, questo è maggiore di 4 diviso 2, maggiore di qua. Quindi quello che cade all'interno è la prima. Quindi è Z1. Z1 è cade all'interno. Trovate? Quindi per fare dei residui, torniamo sopra, lascia sopra, facciamo qua, torniamo qua, questo qua, scusa. Quindi è 2 più ego i, il residuo, stress, abbastanza parentesi, aperta parentesi, la funzione è 2i fra z4 e i più 1.
4iz meno 1 nel punto z1. D'accordo? Che è uguale quindi è tutto qui. Ragazzi, che tipo di singolarità è z1? Ma il numero da dove? La prima l'hanno dimenticato. Sì, vabbè, non c'è, scusa. Grazie. Ragazzi, che tipo? No, due ci sta. Che tipo di. Quindi la. Che tipo di singolarità è z1? Sono? Sono? Poli? Sono due poli pivoti. D'accordo? Guarda. Ok? Quindi è un po' il pivoti. Allora ragazzi, questa funzione non si annulla. Quindi z1 è lo 0 di questa funzione di ordine 1. Posso applicare la formula più semplice, calcolare il residuo. Anche cosa è data dal numeratore, fratto la derivata. Del 2 più rego i, quindi 2 fratto all'altro valore che è 2z calcolato in i più per i più 4 i tutto calcolato in z per z uguale z per uguale z, d'accordo? Che è uguale. Allora, posso fare 2, 2, 4, 5, 6. Quindi viene 2 pi greco i 1 fratto. Al posto di z devo metterci z1. Z1 è questo qui. D'accordo? Devo metterci. Il meno sta vicino al 2, il meno. Sì. Meno 2, più radical 2, fratto 2, più i. Meno 2. Più radical 2. Fratto tra parentesi. No, tutto. Che moltiplica di più, no? Più. Più 2. D'accordo? Grazie, sa lanciare i conti sotto? Oppure non ce la faccio di cambio. Tanto non ce l'ha fatta lui fino adesso. Meno 2, 1 fratto.
meno 2 più radical 2 fratto 2. Siamo tenuti su da un piano prima per i, d'accordo? Quindi meno 2 più radical 2 per i. Poi viene meno 2 più radical 2 per i. Poi meno radical 2 più radical 2 mezzi, insomma meno 2 più radical 2 mezzi, più meno 2 più radical 2 più i meno 2 più radical 2 mezzi. C'erano due punti che stavano all'interno del residuo, d'accordo? Adesso c'erano due punti che cadevano all'interno del cerchio, adesso è un solo punto che cade all'interno del cerchio. Bisogna fare, ragazzi, è uguale a 2 pi greco i per la somma dei residui delle singolarità della funzione che cade all'interno della curva. Prima erano 4 perché è stata... Prima le singolarità erano 4, 2 cadevano dentro e 2 cadevano fuori, invece sono 2, 1 cade dentro e 1 cade fuori. Ok, ragazzi, allora sono altri esercizi. Lo attuo a fare questo. Cancella tutto. Fatele a casa questi.
integrale tra 0 e 2 pi delta di sen quadro di x in dx è uguale a pi delta. Poi l'integrale tra 0 e 2 pi delta di 1 fratto 1 più sen quadro di x è uguale a radical 2 per pi delta. Ragazzi, l'abbiamo fatto adesso il 2. Prima cosa abbiamo fatto, ragazzi? Integrale di? 1 fratto x. 1 fratto 2 più x così di basso. Poi fare l'integrale tra 0 e 2 pi greco. Di 1 fratto a più cosa di x. Quindi x è uguale a 2 pi greco fratto la radice di a quadro meno 1 se a è maggiore di 1. Integrale tra 0 e 2 pi greco di 1 fratto 1 più a seno di x dx è uguale a 2 pi greco radice di 1 meno a 4 fratto, scusa, di 1 meno a 4 se 0 è minore di a meno di 1. Poi l'integrale tra 0 e 2 pi greco di 1 fratto a più b coseno di x tutto al quadrato è uguale a 2 pi greco a fratto a 4 meno b quadrato elevato a 3 mezzi, tutto. Tutto sì. Se A maggiore di B, maggiore di A. Ragazzi, fate a caso questo esercizio, d'accordo? Chi vuole venire? Volete? Integrale. Facciamo anche la cosa.
l'integrale tra 0 e 2 pi x del seno di mx per il coseno di mx in x, dove n e m sono due numeri naturali maggiore o uguale di 1. D'accordo? A voi si applica. Ragazzi, applichiamo sempre lo stesso metodo. Quindi poniamo e alla x, siamo sotto, uguale a z. Quindi il seno di x, come lo scriviamo? Seno di x e alla x mio e la 2. Quindi come dicevi, seno di mx a cos x su seno di mx tu va più grande, non riesci a vedere. Vi trovate? Questo è il seno di mx. Poi il coseno di x è uguale a e la x più e alla mia fratto 2. Questo fatto implica che il coseno x qua in z, andiamo tutto a sostituire in questo qua, vediamo che m è passato qui. Trovate ragazzi? Che è uguale? Che è uguale? 2 per 2 è 4. I per i. Poi c'è un per 2. Poi la stiamo scrivendo. Facciamoci i prodotti ragazzi. Entra su C. Allora viene z alla m
più L, no, quindi zeta da L più L. Poi più Z Z alla M meno M. Come vedi, 1 fratto di Z. No, però devo fare contratto, 5 si detto. 1 fratto di Z alla M meno M, però. Abbiamo fatto questo. Scusa, abbiamo fatto questo? No, questo è questo. Abbiamo fatto questo, la cosa una passa? Questo è. Scusa, no, facciamo questo qua, scusa. Z, mi è stato bene, Z alla M meno M. Poi meno 1 fratto Z. Poi c'è ancora meno 1 fratto z alla n più n, però c'è ancora 1 su z, d'accordo? Quindi facciamo un meno 1 qui, dove? Meno 1, meno 1 lì, più 1, più 1, fa più 1 z. Ragazzi, trovate? Controllate? Se ritrovate. Trovate? Allora ragazzi, che cosa uguale questo intero? Applicando i residui a 2 per E con I per la somma dei residui delle singolarità che cadono all'interno del circuito. Chi sono le singolarità che cadono all'interno del circuito? Chi sono? Chi sono le singolarità che cadono all'interno del circuito? Soltanto? Soltanto l'origine, soltanto zero che ha all'interno del cerchio. Vi trovate? Dobbiamo calcolarci il residuo di questa funzione in zero. Qui c'è una sola singolarità questa funzione, cioè è lo zero, l'unica singolarità che c'è. E cade anche all'interno del cerchio. Qual è il dubbio? Può essere pure che non ho proprio capito io come si fanno a trovare queste cose qua. Allora, devi trovare le singolarità di questa funzione. Sì. Questa funzione, dove definire questa funzione? In tutto il piano del complesso, del escluso? Lo zero. Lo zero, queste funzioni qua nello zero sono definite. D'accordo? Quindi questa è l'unica singolarità di questa funzione, che è lo zero. Escluso c'è lo zero, cale forza. Del cerchio. Questo è il cerchio, c'è l'origine ragione. Okay. D'accordo? Allora, d'accordo, la singolarità è lo zero, quindi questo è uguale a 2 a 1 quarto, meno 1 quarto, 2 più l'equo I, il residuo della funzione, scritto la funzione. Il residuo di questa funzione è lo zero. Chi è il residuo, ragazzi? Chi è il residuo? È il coefficiente c-1 dello sviluppo di Laurent della funzione nell'intorno forato della singolarità. L'intorno forato è lo zero. D'accordo? Ma se guardate, ragazzi, questa funzione è già sviluppata in sede di Laurent intorno allo zero. Perché questo è una funzione del tipo z alla potenza k, 1 su z alla potenza k. Questo è lo sviluppo di Laurent di questa funzione intorno allo 0. Quindi per trovare il residuo bisogna andare a individuare il termine 1 su z.
il suo coefficiente sarà il residuo. È chiaro questo fatto? Questo è il termine 1 su z. Ragazzi, può stare qua il termine 1 su z? M e n sono ovviamente maggiore o uguale di 1, quindi m più n sarà maggiore o uguale di 2, meno 1 è maggiore o uguale di 1, quindi qua non ci sta, questo è il termine, non sta di nuovo qua. Vediamo un po', questo quindi qua, da qua non esce il termine 1 su z, qua ci sta il termine 1 su z, eh? No, questo è z, m più n è maggiore o uguale di 2, questo è maggiore o uguale di 2, questo. Trovate? Quindi se maggiore o uguale di 3, scusate questo. Quindi non ci sta qua il termine. Dove sta il termine, ragazzi? Guardate un po'. Abbiamo questo termine ancora. Dove esce qua invece? Se qua esce, abbiamo il termine 1 su z, se m è uguale ad n. Se m è uguale ad n, qua il termine 1 su z. Anche qui abbiamo il termine 1 su z. D'accordo? Se invece m è diverso da n, il termine 1 su z non compare mai. Cosa vuol dire che non compare il termine 1 su z? Con coefficiente il termine 1 su z quant'è? 0. Quindi con più. Ah. Quindi viene pi greco. Pi greco di mezzi. D'accordo. Quindi ragazzi, cosa viene fuori qui? Il residuo quanto vale? Parentesi grafica. È uguale. Se m è diverso da n, questo è 0. 0. Eh? È 0. Sì, m è diverso da n. Trovi, il termine 1 su z non ci sta. Se m è uguale ad n, dove sta il termine 1 su z? Sta qui e sta qui. Quindi questo è 1 su z, questo è 1 su z. Ma la somma fa 0. D'accordo? E quindi è uguale a 0, questo è 1 su z. Uguale a 0. È diverso da 0. D'accordo? Quindi in conclusione sempre 0. Mi sembra uguale a 0. Chiaro? Non fa bene. Integrale, ragazzi, questo è uguale, c'è la presenza, questo si fa, cioè sostituiamo direttamente, no? Questo viene integrale su c1. Allora, se devo sostituire z alla n, salto 2, trovate ragazzi? Trovate la z più che seno di mz da seno di mz di mx. Abbiamo fatto anche una sostituzione, abbiamo visto come si fa. Questo è uguale. Allora, questa è i al quadrato fa meno 1 per i
meno i, sì. Meno, sì. Meno 1 su 4 i. Mi dà il 5. Allora, z alla n 2 per più, no, più z alla n meno n, poi meno 1 fra z alla n meno n più uno fratto se non mi fossi sbagliato z alla n più n, d'accordo, per secondo è meno z alla n meno n, d'accordo, poi più 1 fratto z meno e più, d'accordo, poi per 1 su z, quindi metterci un meno 1 qua, ci metterci un meno 1 qua, ci metto meno 1, qua ci metto un più, più 1, c'è più 1. Che uguale. Teorema dei residui, quindi meno 1 su 4 più 1 i. 2 più 1 i. Il residuo di questa funzione, si chiama funzione z alla n più m meno 1, quindi meno z alla n meno 1 meno 1 fratto z a n meno m più 1 più 1 fratto z alla n più m più 1 in 0. D'accordo? Mi ha questa cosa cercare dove sta il coefficiente, dobbiamo cercare il coefficiente c meno 1, quindi dobbiamo cercare il termine 1 su z. Proviamo un po', ragazzi. Allora, qua non ci sta e qua non ci sta. Dove sta? Qui se n uguale a m, qui viene 1 su z. Se m uguale a m, qua viene 1 su z. D'accordo? Quindi questo è uguale a meno 1 su 4, meno un mezzo. I se ne vanno, questi i se ne vanno, 2 più i se ne vanno, e quindi viene meno i greco mezzi. Poi cosa resta? Chi è coefficiente di questo? È 1. Meno 1, aperta tutta, meno 1, meno 1, chiusa tutta, aspetta, scusa, è uguale, qua c'è più qua, è uguale, se m uguale a m. Se m è diverso da n, non ci sta. 0 se m è diverso. Quindi questa è cosa uguale a meno pi greco. Quindi meno pi greco se n è uguale a n. Più, scusa, più pi greco. No, no, là è meno, però. Là è meno, giusto. No, è meno all'inizio, così, scusa? No, e fatto z da n meno n. Dov'è? Qua? Z più n più n meno 1 è d'accordo. N meno m meno 1 va bene. Meno 1 fratto z n meno 1 m più 1 più z n più n meno 1. Stessa cosa di questo. Bravo. Stessa cosa, stessa tutto qua, ragazzi. Stessa cosa. D'accordo?
Pensate, scusi, mi ha fatto caso a me. R ed n maggiore uguale. D'accordo? Allora facciamo questo esercizio. Vuoi... del grande cerchio. Allora, sia F una funzione definita e continua nel settore angolare, a capo. A a grande uguale parentesi grafica z appartenente a c tale qui meno pi greco è uguale a zeta 1 è uguale dell'argomento principale di Z. Io lo guardo tra due. Zeta 2. Zeta 2. Minore uguale di più greco. Chiusa parentesi. Almeno per il modulo di Z abbastanza grande. Se il limite per Z che tende a infinito di Z F di Z z è uguale a 0, allora virgola allora il limite per r che tende a più infinito dell'integrale sul gamma r di f di z di z è uguale a 0, dove gamma f due punti a t appartiene all'intervallo t1 t2 aperto teta 1 teta 2 scusa associa R grande è it e it alla it
avete questo settore angolare, d'accordo? Avete questo settore angolare. E la funzione definita in questo settore angolare, a me è definita per quando definita il continuo in questo settore angolare, almeno quando il modulo di Z è abbastanza grande, d'accordo? Questo è importante che si definita. Allora, considerate chi è gamma L, qui la circonferenza d'origine e il raggio L, d'accordo? E fate intersezione con il vostro settore. Questa è gamma L. L'intersezione del vostro settore con la circonferenza di centro origine e raggio L. Allora l'integrale. Scusate, quasi che voi avete un'altra. Avete che Z f di Z per Z definita tende a 0. Quindi questo mi sta dicendo una cosa, che f di Z tende a 0. Ma da 0 anche abbastanza velocemente, cioè deve vincere Z, che all'infinito sembra infinito. D'accordo? Per esempio, 1 su Z non va bene, F di Z uguale 1 su Z non va bene. 1 su Z quadro va bene. Per intenderci. Voi sapete questa ipotesi, che all'infinito, quindi F di Z tende a 0, ma tende a 0 velocemente. Cioè, nel senso che moltiplicare per Z tende ancora a 0. Allora, l'integrale della funzione F su questa curva, gamma R, quando R tende a infinito, a più infinito, se ne va a 0. È chiaro cosa dice questo teorema? Impostazione immediata. Che cosa vedete, ragazzi? Vedete che il limite di impostazione, il limite di Z sempre di Z per Z che tende a infinito è uguale a 0. Questo cosa vuol dire? Per ogni epsilon di Z esiste un epsilon di Z tale che il modulo di Z è maggiore di delta epsilon e Z appartiene ad A, quindi il modulo di Z per F di Z è maggiore di Z. Cosa è? Per ogni epsilon maggiore di Z esiste un delta epsilon maggiore di Z tale che L maggiore di delta epsilon, cosa implica? Il modulo integrale su gamma R di F di Z in DZ, questo è il modulo integrale su gamma R di F di Z per Z per 1 su Z, un moltiplicare diviso per Z. E questo è più piccolo, ragazzi. È più piccolo del massimo della funzione sulla curva. D'accordo? Quindi il massimo è questa funzione. E il massimo è il modulo di questa funzione. Ma questa funzione da 1 su 0 sulla curva quanto vale? Vale R. Mettete 1 su R. Poi come sto prendendo, ragazzi? Io sto prendendo R maggiore di delta epsilon. Quindi voi cosa avete? Che Z sta su questa curva. Quindi il modulo di Z è uguale ad R. Quindi essendo R maggiore di delta epsilon, il modulo di Z è maggiore di delta epsilon. Quindi se il modulo di Z è maggiore di delta epsilon, il modulo, scusate, qua è minore di epsilon, perché il limite fa 0, scusate, correggete, qua è minore di epsilon, perché il limite fa 0. Ragazzi, Z, il modulo di Z è F di Z, quindi è minore di epsilon, quindi è epsilon. Per la lunghezza della curva, quant'è? R per teta 2 meno teta 1 uguale a epsilon per teta 2 meno teta 1.
chiaro? Ripetiamo. Questo esce dalla definizione, quindi questa è il minore di epsilon che viene da 0. Adesso, per ogni epsilon esiste un delta epsilon maggiore di 0, tale che prendo r maggiore di delta epsilon e mi calcolo il modulo dell'integrale su gamma r di f di z e di z, moltiplico e divido per z. Allora, che cosa è più, ragazzi, il modulo dell'integrale di cosa è più piccolo? È più piccolo del massimo del modulo della funzione sulla curva per la lunghezza della curva. D'accordo? Il massimo del modulo di questa funzione sulla curva. 1 su z, il modulo di 1 su z sulla curva. Questo chiede a me. Questa coppia. Stato la circonferenza centro origine e raggio r è proprio r. Quindi è 1 su r. D'accordo? Poi, il modulo di z f di z. Quando come posso stimare? Z dove sta? Z sta su gamma r. Quindi il modulo di z è uguale ad r. Ma io ho preso r maggiore del terzo, quindi il modulo di z è maggiore del terzo. Se il modulo di z è maggiore del terzo, il modulo di z f di z è più piccolo di epsilon. D'accordo? Quindi questo posso stimarlo con epsilon. La lunghezza della curva chi è? Questa è l'arco di circonferenza. Teta delta 1 e teta 2, quindi teta 2 per delta 1 per epsilon. Per teta 1 e teta 2 per epsilon. Teta 2 meno teta 1. Quindi per ogni epsilon maggiore di 0, fatto un delta epsilon maggiore di 0, tale che se r è maggiore di delta epsilon, il modulo di gamma, il modulo di grado gamma r di f z di z è minore di epsilon meno di una costante. Cioè il limite dell'integrale su gamma r di f uguale a 0 ecco, trovate? Si trovi? Ok, poi cancello, sta cancellando la stazione, sta cancellando la stazione, si copia. Lo ricordo tutto qua fino a questo punto. Abbastanza piccolo, metti là. Punto. Se il limite per z che tende a 0 di f di z è uguale a 0, allora il limite per r che tende a 0 quindi va su gamma r di f di z di z è uguale a 0.
due gamma R sono la stessa cosa. Quindi come prima dico, ragazzi, avete il vostro settore, d'accordo? Questa volta la posizione dei piedi vicino all'origine, per Z abbastanza piccolo, i piedi con il vicino all'origine. Considerate il cerchio all'origine della GR, fate l'intersezione di questo cerchio con il vostro settore, questo è sempre il grande. Se voi sapete che la funzione f di z rende a 0 quando z rende a 0, allora l'integrale su quest'arco dell'integrale di f tende a 0 quando il raggio di quest'arco tende a 0. D'accordo? La dimostrazione, ragazzi, non è quella di prima, facciamo quella di prima. Va bene. Facciamo qualche esercizio adesso. Prendiamolo, vai. Ragazzi, voi sapete questa funzione, per i criteri di sommabilità, voi sapete questa funzione è integrabile su tutto l'R. Qui si comporta come un x quadro. Per i criteri di sommabilità è divisa la sezione. Dobbiamo calcolare questa integrale. Dovete calcolare con le tecniche di vista, questa è un'integrale, una funzione razionale, avete visto come si calcola questa integrale. Vediamo come si può calcolare con le tecniche di analisi complessa. Ragazzi, per un momento dimenticatevi di questa integrale. Considerate questa curva. Questo è meno R. D'accordo? Considerate questa curva. E chiamiamo, ragazzi, chiamiamo tutta la curva, chiamiamola grande gamma R. Quindi questa tutta la curva è formata da questo segmento va da meno R ad R più questo, questa semicirconferenza di raggio R. Invece di vedere soltanto con gamma grande R la semicirconferenza. E consideriamo l'integrale su gamma grande R 1 fratto al posto x e tanto z. Z qua z 1 quindi z. D'accordo? Questa è questa integrale. Guardate, non ho scelto nessuna uguaglianza qui, però non è come il caso della cena che valeva già l'uguaglianza. Qua non ho scelto nessuna uguaglianza. Ho preso questa curva e ho considerato l'integrale su questa curva della funzione va posto x lo sostituito z da quadro più z da più, non ho scelto nessuna uguaglianza, non è che sono uguali due cose. D'accordo? Ma che cosa è uguale questo, ragazzi? Vediamo un po'. Ma che cosa è uguale questa integrale? Posso applicare. Allora, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Questa integrale lo posso spezzare come l'integrale su questo segmento più l'integrale sulla circonferenza. Spezziamo. Questo è uguale. Allora, ragazzi, quando lo spezziamo su questo segmento, che cosa viene fuori? Dobbiamo parametrizzare quel segmento. Chi è la parametrizzazione di quel segmento? Tra 0 e la parametrizzazione è che x appartenente a meno r, r associa x. Sarebbe x più i0. D'accordo? Succede come coppia della coppia x0. X0. Quindi quando c'è un'integrale lungo questo segmento, cosa dico? L'integrale tra meno r. Questa, la parametrizzazione di questi piedi è x appartenente
Questo intendete il numero complesso x più i 0, la coppia x e 0. Quindi se prendo l vera, cosa fa? Posti 0 sostituito da forma la funzione sulla curva. Quindi al posto di 0 metto 5. Quindi x. No, poi cosa moltiplicare? Per la derivata della curva. Qual è la derivata della curva? È 1. Quindi x. Più l'integrale su gamma r di 1 fratto 3 da 4 di 0 più 1 di 0. Vi trovate? Ragazzi, qual è l'idea adesso? Quando r tende a più infinito, questo tende a che cosa? Siccome questo integrale, questa funzione è sommabile, quando r tende a più infinito il limite tende a questo integrale. Cosa fa questa funzione quando r tende a più infinito, ragazzi? Guardate un po'. Io sto su quest'arco, questa è la mia funzione f di z, posso applicare il lemma del grande cerchio. Io sto in questo settore, per esempio il settore va da 0 a π, d'accordo? Questa è la mia funzione f di z. Per applicare il lemma del grande cerchio, cosa mi serve? Che z per f di z tende a 0, per z che tende a infinito. Ma qua io ho un polinomio, se moltiplico per z, tengo z fratto z quadro, z più, per z che tende a infinito, tende a 0. D'accordo? Quindi sono le cose del lemma del grande cerchio. Quindi quando z tende a infinito, l'integrale su gamma r, cosa fa? Tende a 0. Quindi allora ragazzi, quando r tende a infinito, questo tende all'integrale che sto cercando, questo tende a 0. Quindi se sono in grado di valutare questo integrale, ho finito, ho trovato il mio integrale. D'accordo? Quindi io a cosa sono interessato? A calcolare il limite di questo integrale quando r è abbastanza, quando r tende a più infinito. Vi trovate? È chiaro il ragionamento? Ragazzi, guardate una cosa, quindi io sono interessato a vedere cosa ho fatto questo integrale quando r è abbastanza grande. Ma questo ragazzi, sono una curva chiusa. Posso applicare il teorema dei residui. Così il teorema dei residui, quell'integrale uguale a 2π di qui, la somma dei residui e delle singolarità che cadono all'interno della curva. Allora andiamoci a vedere quali sono le singolarità di questa funzione. 1 fratto z quadro più z più 1. Quindi risolvo l'equazione z quadro. Vedete se non si mette il teorema, un po' più vicino, un po' più radici, quindi uguale a meno 1 più o meno la radice di 3, la radice meno 3, la radice meno 3 che è più o meno la radice di 3. Queste sono due radici, d'accordo? Scriviamoci. Guarda lei. Quindi via. Z1 meno 1 più. No. E Z2. Diceva su quello che c'è. Meno 1. Più l'arica 3 mezzi. Z1. Ragazzi, dove si trova Z1? Eh? In quale quadrante si trova Z1? Eh? Secondo. Z1 si trova nel secondo quadrante, qui dentro. Sta dentro, sta pure a questo. Dipende come è, ti trovi. Ma noi cosa siamo interessati? R molto grande. Quindi, quando R sarà, a parte di R abbastanza grande, questo qua cade all'interno del dominio, che è questa curva. Trovate?
d'accordo? Quando sta qua questa cosa? Quando R è più grande di qua, quando sta qui dentro, si cade dentro, per è abbastanza grande. Allora noi siamo interessati, siccome la fare quindi per R è più grande, siamo interessati cosa fa questa quando R è grande. D'accordo? Quindi quando R è grande, questo punto cade all'interno del dominio. Z1. Z2 terzo quadrato. Sta nel meno meno sarà il terzo quadrante, d'accordo? E qui non ci starà mai, non sarà nel dominio, non capirà mai qui dentro, d'accordo? Quindi ragazzi, quando R è abbastanza grande, questo è uguale se R è molto più grande di 0, questo è uguale a 2, mi rego io, il residuo 1 fra Z quadro più Z più 1 è il punto Z dove? Ma chi è questo ragazzi? Il punto Z1. Ma chi è questo? Questa è cosa che si dà di questa funzione? È un polo del primo ordine. Che trovate? Perché questo la scompongo per z, per z1, per z non z2. Quindi applicando il corollario, per il calcolo del residuo di un polo, questo è uguale a 2 più qui. Il numeratore 1 fratto la derivata del numeratore 2z più 1 calcolato z uguale z1, d'accordo? Che uguale a 2 di greco i 1 fratto. Ma quindi a posto c'è da metterci z1, quindi quando attivo per un mezzo, per un tinto per due, se no due sotto, quindi meno 1 più radice di 3 per i, non so gli altri, mi sono andati in più, più 1, 1 meno 1 si semplifica, i e i si semplifica, che è uguale a 2 più greco sul radice. Ragazzi, vedete, questa integrale, quando R è abbastanza grande, diventa, non dipende più da R, è costante, d'accordo? E vale questo valore. Quando R è piccolo, quanto vale, ragazzi, questa integrale? Eh? Quando vale l'integrale se R è piccolo? Zero. Perché se R è piccolo, all'interno non cade sulla singolarità, quindi la funzione analitica per il teorema di Cauchy su questa curva vale 0, ma non interessa cosa succede per R piccolo, che succede quando R è grande. Quindi a un certo punto poi questa integrale diventa costante e precedente diventa questa costante, d'accordo? Quindi ho fatto io tutto questo io. Facciamo vedere adesso R a più infinito, questo per R grande uguale a questa costante, quindi tende a questa costante, d'accordo? Quindi 2 pi greco su radice di 3 uguale, quando R tende a più infinito questa integrale tende al nostro integrale, integrale da meno infinito più infinito 1 fratto x quadro più x, d'accordo? Questo qua per l'n del grande cerchio tende a 0, e quindi per l'infinito. Ragazzi, guardate, questo integrale tende a questo, perché voi sapete già che questa funzione è sommabile, questa integrale esiste. Quindi già, se vedete la funzione per esempio, meno R e meno X,
stessa uguale a 0. D'accordo, se fate quindi va a 0, ma la funzione x non è integrabile su. Non potete dire che l'interazione tra l'infinito e l'infinito di x vale 0, la funzione x non è sommabile su, non è integrabile su. D'accordo? Poi, questo fatto funziona, che voi sapete già prima che questo integrale esiste. E quindi questo limite, il limite di questo è uguale a questo, perché questo esiste. D'accordo?